Saprei, grazie per essere stato Briller. Eh sì, finalmente sono tornato. E lo so quello che state dicendo. Oh, ma che fine hai fatto? Quando stai Briller? Perché non fai più video? Manco ce l'hai detto che spari. Lo so che tutti voi parlate così, comunque ne sono sicurissimo. Ma ragazzi, avete ragione, sono sparito. Non sappiamo che fine ho fatto. Però adesso sono qui, sono vivo e sono contento. E volevo spiegarmi e farmi perdonare, perché so che tutti voi ce l'avete con me, perché dipendete dal mio canale, dipendete, cioè la vostra essenza dipende dai video su Briller. E visto che sono sparito per così tanto tempo con questa essenza, state pensando: come facevi a farci questo danno? Se abbiamo sofferto tanto, bla bla bla. Quindi ragazzi, adesso spiego quello che è successo nella mia vita. Se vi state aspettando qualcosa di grave o notizie juicy, interessanti, non è successo niente di che. Sinceramente volevo solo fare una pausa su questo canale Briller, e perché era inevitabile questo momento, questa pausa era inevitabile su Briller, perché la natura di questo canale non mi permette di fare sempre più video. Vi spiego. Avete presente le arance? Mi sa di sì. Se non hai mai assaggiato un'arancia, anche un limone o lime o anche uva andrebbe bene per quello che sto per dire. Questa analogia funziona con qualsiasi frutta, quasi. Banana non va molto bene, ma tipo anguria, cocomero, che sono uguali, o anche mela non va molto bene, però prendiamo arancia per dire. Se prendi un'arancia e lo metti in mano così e inizi a premere e spingere e fare così, tanto succo esce. E se fai così ancora, tanto succo esce ancora. E se lo fai ancora, poi arriva il momento in cui il succo non esce più, perché quell'arancia è stata premuta al massimo e non c'è più niente, è secco adesso. L'arancia o cocomero o non mela o banana, ma uva o lime o limone è il mio canale Briller. Perché quando, ragazzi, ho iniziato questo canale, non avevo intenzione di creare un canale. Volevo solo farmi vedere, perché quando sono venuto in Italia la prima volta ho imparato l'italiano e mi sono anche reso conto che tutti pensavano che gli americani facessero schifo nelle lingue, che comunque è verissimo, quindi non metto in discussione quell'idea, perché è vero. Però volevo tirarmela un po' facendo tipo: sono americano eppure posso parlare l'italiano. Quindi ho fatto un video che si chiamava Americano Parla Italiano. E infatti il canale è cresciuto un po' così. E poi ho fatto un altro video tipo: come si dice ti voglio bene in inglese? Perché tutti me lo chiedevano, tipo: come si dice ti voglio bene? Quindi ho fatto un video così e il canale cresceva. Ma lo sapete, il video che mi aiutava di più per fare tipo quel passo da magari 1000 a tipo 10.000, che è un grande passo su YouTube, tipo, si chiamava quel video 7 stereotipi che gli americani hanno degli italiani. E quando ho fatto quel video senza saperlo, e solo adesso, tipo 5 o 6 anni dopo, mi rendo conto quello che ho fatto quel giorno, ho messo il mio canale su una strada che ha un limite. Non so come si dice dead end in italiano, ma tipo una strada che, se segui quella strada, non va da nessuna parte e non esce. E lo so, state pensando: ma che dici, bra? Oh, il tuo canale andava da tante parti. Infatti era una... è vero anche che il canale insegnava tanto, apriva gli occhi al mondo fuori l'Italia, perché facevo paragoni tra l'Italia, l'America, la cultura in generale, anche a volte il Giappone. Però parlare solo di generalizzazioni, stereotipi e roba del genere doveva finire prima o poi, perché
cosa posso dire al riguardo? Gli italiani sono bravi in cucina, si vestono bene e gli piace parlare tanto. Mentre gli americani si vestono come col cavolo, scusate la parolaccia, fanno schifo in cucina, però sono gentili e fanno... Cioè, ad un certo punto dici, bra, basta stereotipi, basta generalizzazioni. Quindi sono arrivato a quel punto con il mio canale. Non è per dire che tutti i miei video trattano di quell'argomento, ma la maggior parte sì. Quindi volevo fare una pausa e cercare e riflettere. Tipo, avete presente quando un artista va nello studio e pensa così per tipo 10 anni senza fare niente? Ecco, sono in quel periodo adesso. E anche per questo, ragazzi, ho creato il mio secondo canale per l'inglese, perché sapevo che insegnare l'inglese è una strada che non finisce mai. Argomenti ci sono sempre, è molto più facile essere creativi, e quindi per l'inglese mi piace di più. Comunque, se stai imparando l'inglese e vuoi una mano, per l'inglese è il canale migliore su YouTube, questo non si può discutere. Ma Briller, ultimamente ho detto tipo non voglio guardare Briller, non voglio controllare le statistiche, come sta andando, tanto sto... qualche iscritto l'ho anche perso, qualche iscritto l'ho anche guadagnato, ma adesso capite il mio punto di vista su questo canale. E comunque quando mi va, quando ho l'ispirazione di fare un video come adesso, perché questo video lo sto facendo molto improvvisamente, perché mi rendo conto che sì, è tanto tempo che non faccio un video su Briller, però quando mi va farò dei video, se non mi va non lo faccio. Lo so che ci soffrite tantissimo, sto scherzando ragazzi, sto scherzando, lo so che non ve ne frega niente, però se stai ancora ascoltando, ecco, mi sono spiegato. E spero di andare avanti con un sorriso, spero di condividere altre cose che mi passano per la mente, e per il resto ragazzi, niente. Quindi ci vediamo alla prossima puntata di Briller, non so quando sarà, ma è stato un piacere, lasciate un commento con un insulto, tanto per divertirci, magari tipo... mi hai fatto sempre schifo, stavo meglio quando non ci stavi, quindi vattene a quel paese e comunque hai un accento del cazzo. Amerei leggere un commento del genere. Peace, ci vediamo alla prossima ragazzi, deuces.